Il bibitone. Ciao zio, bentornato. Ehi, figliolo, come va? Tieni, un regalino per te. Ah, grazie. Un'enciclopedia per ragazzi. Ho pensato che potesse esserti utile. Che te ne pare? Scommetto che ti piace. Ah, sì, certo. Cavoli, poteva regalarmi un fumetto. Mi sarebbe piaciuto molto di più. Non mi sembra carino criticare il regalo che ti ha fatto lo zio. Dovresti semplicemente apprezzare il suo pensiero gentile. Cosa ci posso fare se ho un debole per i fumetti? Scusa. No. Ciao, Nobita. Hai dimenticato il quaderno a scuola. Sono venuta a portartelo perché ho pensato che potesse servirti. Ecco, tieni. Ah, ti ringrazio molto. Ci vediamo domani, ciao. Ne avrei fatto volentieri a meno. Poteva lasciarlo dov'era, no? Uffa, chissà perché Shizuka non pensa agli affari suoi. Portandomi il quaderno mi ha ricordato che devo fare un sacco di compiti. Sei davvero un ingrato, lo sai. Invece di lamentarti dovresti apprezzare il suo gesto carino. Ma ascolta, io... Non voglio sentire scuse. Persino i cani scodinzolano quando sono contenti, mentre i gatti fanno le fuse in segno di affetto. Vediamo. Puoi piantarlo? Secondo me non è giusto fare finta di essere contenti se non lo si è davvero. Non hai capito niente. E va bene. Ecco il bibitone. E che cosa sarebbe, scusa? Dopo averne bevuto un sorso ti accorgerai che le tue emozioni e sensazioni verranno esaltate al massimo. Dai, prova. No, no, grazie, ma non fa per me. Non la voglio. Niente storie, ci tocca berla. Allora sta facendo effetto? Come va? Non so, comincio a sentirmi un po' strano. Che carino, lo zio ha avuto un pensiero davvero gentile. È un regalo stupendo. Ehi, zietto! Zio, zio! Ecco, io non so come ringraziarti per questo fantastico regalo, zietto. Oh, figurati. Sono anni che desidero un'enciclopedia per ragazzi come questa. Ah, mi fa veramente piacere, figliolo. Devo farti i miei complimenti. Sei diventato proprio un bravo ometto. Ti porterò presto un altro regalino, eh? Che ti dicevo, ti ho fatto bene, no? Eh già, me ne dai ancora? Certo, perché no? Tieni. No, non berne troppa. Ah, non preoccuparti, la tua bibita mi fa proprio bene, sai? A più tardi! Aspetta un attimo, dove stai andando? Vado a trovare Shizuka! Sono venuta a ringraziarti per prima, grazie, grazie mille! Figurati, è stato un piacere! Che cosa ti prende? Mi sembra che tu abbia un'aria abbattuta, c'è qualche problema? Ricordi il mio pesciolino? Beh, non c'è più. Che disgrazia! Poverino, che tristezza! Andiamo, non piangere, Nobita. Sei molto gentile, ma non è il caso. Senti, ho un'idea. Ti va di fare i compiti insieme? Ah, dici sul serio? Che bello studiare con te, mi riempie di gioia. Sono così felice, è fantastico! Guarda, Nobita, la soluzione del problema la trovi nel libro di matematica a pagina 40. Wow, è vero, hai ragione, che fortuna, è grandioso! Ah, ecco fatto! Grazie, sei un genio, sei una maestra eccezionale, cara Shizuka! Forza, passiamo al resto, dunque, vediamo un po'. Oggi si comporta in modo strano, chissà cosa gli ha preso. Sono stanco morto. Oh, ci picchia, mi sa che l'effetto della bibita sta finendo. Coraggio. Diamoci dentro, l'ultimo problema è complicato. No, è facile, devi dividere questo per 4. Giusto, sei un portento, sei un fenomeno, che forte. Urrà, ho finito. Fantastico, evviva. Ecco la merenda, ragazzi. Oh, grazie, che meraviglia! Come sono contento! Ho fatto merenda a casa di Shizuka! Che grande emozione! Oh, che bella giornata! Oh, ciao, ragazzi! È così felice per una merenda? Non è un po' esagerato? Per essere così contento, si vede che a casa sua lo tengono a stecchetto, povero Nobita!
saltano in mente certe idee. Vai subito a cercarlo, muoviti! Tanto non servirà un bel niente. Nobita ne ha bevuta un po' troppo. Il sole splende, l'aria è pulita, la vita è meravigliosa, sono il più felice della terra! D'accordo, abbiamo capito. Adesso però si torna a casa, andiamo. Ho fatto i compiti, è una merenda deliziosa. Ah, hai visto, Doraemon? Ho trovato 10 yen! Che meraviglia, sono ricca, urrà! Mamma mia, che disastro, è conciato proprio male. Chi l'avrebbe detto? Ehi, Nobita! A scuola ti sono caduti dalla tasca 100 yen. Li ho raccolti io, tieni. Ah, 100 yen! Svengo! Cosa? Si sente male? Ehi! Sta tranquillo, è soltanto svenuto per la troppa emozione e felicità. È un bene che dorma, almeno finché non svanisce l'effetto del bibitone. Cosa? È arrivato un altro zio. Sì, vive in India, non tornava a casa da un anno. Ehi là, ne è passato di tempo, com'è cresciuto? Oh, ho qui un pensierino per Nobita, un bel assegno di 10.000 yen. Cosa? Di 10.000 yen? Non azzardatevi a darglielo, è chiaro? Se Nobita è svenuto per 100 yen, figuriamoci per 10.000. Come minimo gli prende un colpo. Caspita, dorme ancora? Ma quanta ne ha bevuta? Eppure qui ne è rimasto un bel po'. Probabilmente l'effetto è molto forte. Ciao! Che razza di bibita è quella? Voglio assaggiarla. Dammene un goccio. No, mi dispiace, non fa per te. Cosa? Non farmi perdere la pazienza. Ok, d'accordo, mi hai convinto. Ecco, tieni, ma attento a non berne tanto, eh. Grazie mille. Speriamo in bene, non è velenosa, ma ha molti effetti collaterali. Ah, era ora, dormite bene? Che spasso, ragazzi! Non mi ero mai sentito così felice in tutta la mia vita! Me ne dai un altro sorso, per favore? La bibita è finita! Eh? Quel poco che era avanzato l'ho regalato a Gian, non mi ha dato molta scelta, strillava! La rivoglio! Ehi, aspetta un attimo, dove corri? Torna indietro! Ma guarda che testone! Uffa! Ehi, Gian, fermati! Beh, che succede? Cosa vuoi, Nobita? Per favore, potresti restituirmi la bibita che ti ha dato Doraemon? Ne voglio bere un sorso. Come? Cos'è? Uno scherzo? No, davvero, la rivoglio. Sei diventato matto per caso? Come faccio a dartela se me la sono già scolata? Uffa, non è giusto, però. Mi hai stufato! Se ti prendo, vieni! Mamma, la bibita l'ho reso più furioso del solito, aiuto! Un uovo di zecca, sai? Ti va di venire a giocare a pallavolo nel parco? Fermatevi! Oh no, Gian, ti sei fatto male! Ma che cos'ha? Perché sta piangendo? È sotto l'effetto della bibita, il dolore della botta si accentua e lui frigna come un poppante. Che male! È tutta colpa di Nobita! Poveraccio, com'è ridotto! Dai, su, non fare così, Gian!